Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sempre dedicato all'uncinetto e al lavoro a maglia. Oggi siamo qui con la seconda parte del modello a foglie, siamo arrivati alla riga numero 77 e proseguiamo con il nostro lavoro. Vi faccio vedere intanto il pattern e vi ricordo di seguire riga per riga ogni movimento che faccio perché è un pattern un po' più difficile degli altri. Cominciamo immediatamente a lavorare. Magliettina di bordo, rovescio, due rovesci, gettato dritto, gettato rovescio, rovescio, libero un dritto e vado a chiudere, a passare sopra. Dritto, dritto, 3, 4, 5 dritti, un doppio dritto, rovescio, rovescio e finisco con un dritto. Dritto, dritto, un rovescio, 2, 3, 4, 5, 6, il numero 7, poi un dritto, due dritti, un altro rovescio, un secondo rovescio, un terzo, un dritto e continuo a fine riga. Purtroppo la spiegazione è tutta così, perché sono tutte parti da imparare a memoria. Adesso sto aggiungendo le righe lassù. I numeretti, bisogna mettersi qui con pazienza e sapere le cose a memoria, impararle e farle mano a mano, purtroppo. Un rovescio, due, un dritto, gettato dritto, gettato dritto, rovescio, rovescio, scavalliamo il dritto, 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 3, doppio dritto, rovescio, rovescio e un altro dritto per finire. Due dritti, un rovescio, due rovesci, 3, 4, 5, dritto, dritto, rovescio di nuovo, secondo rovescio, terzo, quarto, quinto, dritto, dritto e termino la riga. Potete vedere, si lavora anche molto velocemente, l'importante è conoscere bene il pattern, però viene molto naturale alla fine, non, insomma, a parte la avere dimestichezza con le maglie, non è richiesto nient'altro per la lavorazione di questo lavoro. Continuiamo, rovescio, rovescio, dritto, dritto, gettato dritto, gettato dritto, dritto, rovescio, due rovesci, saltino sul dritto, dritto, doppio dritto, rovescio, rovescio e completo la riga. Dato che stiamo andando a restringere il nostro lavoro, adesso le righe diventeranno più facili da completare. Due dritti, un rovescio, due rovesci, tre rovesci, dritto, dritto, rovescio, rovescio, tre rovesci, 4, 5, 6, 7, dritto, dritto e concludo sempre col dritto.
proseguiamo, riga 83. Rovescio, dritto, 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 gettato, dritto, dritto, tre, dritti, rovescio, rovescio, saltino con doppio dritto, rovescio, rovescio e un dritto per finire. Ho concluso tutte le mie righe ovviamente col dritto, tra conclusione e dritto non cambia nulla, è sempre la stessa maglia. Dritto, rovescio, dritto, dritto, rovescio, rovescio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e un dritto, due dritti e fine riga. Completo sempre quindi con tre dritti, mi raccomando. Rovescio, 2, dritto, 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 5, 6, 7, 8, 9, doppio, triplo, scusatemi, rovescio, rovescio, conclusione col rovescio. Non è vero, due maglie con rovescio, scusatemi, invece che col dritto, e il finale sempre dritto. Rovescio, rovescio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Completo alla fine con tutti e tre i miei dritti. Proseguiamo. Un rovescio, 2, dritto, dritto, 3 dritti, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rovescio doppio e concludo con un rovescio, la maglia di bordo dritta. Proseguiamo. Rovescio, dritto, rovescio, rovescio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dritto, dritto e maglia di bordo sempre dritta. Maglia, riga numero 89, rovescio, rovescio, saltino sul dritto, due dritti, 3, 4, 5, doppio dritto, rovescio, rovescio e dritto. Rovescio, rovescio, non è vero, dritto, dritto, rovescio, scusatemi, 3 rovesci, 4, 5, 6, 7, 8, un dritto e continuo col dritto. Riga numero 91. Rovescio, due rovesci, saltino sul dritto,
dritto, 2, 3, dritto doppio, rovescio, rovescio, dritto. Pian pianino stiamo rimpicciolendo la nostra sciarpetta, dritto, dritto, un rovescio, rovescio, 3, 4, 5, dritto, dritto, terzo dritto, terzo dritto che poi era la fine della riga. Vedete quanto diventa piccolina? Siamo proprio arrivati quasi. Rovescio, rovescio, saltino sul dritto, dritto, doppio rovescio, doppio dritto, un rovescio, scusatemi, concludo dopo i due rovesci. Dritto, rovescio, 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 dritto, dritto e fine riga. Rovescio, rovescio, doppio dritto con saltino, così andiamo a rimpicciolire ancora di più la riga. Benissimo, vedete come diventa, come si sta avvolgendo verso l'alto praticamente, come si restringe verso l'alto. Dritto, concludo la riga, continuiamo riga dopo. Rovescio, dritto, dritto, rovescio, dritto, dritto, chiudo col dritto. Ragazzi, scusate, ma parlare e lavorare a volte gioca brutti scherzi. Rovescio. Abbiamo le ultime magliettine da lavorare. Andiamo a fare un rovescio con tre magliettine e lo andiamo a portare qua su. Poi vado a lavorare, rovescio, rovescio e un dritto di fine riga. E adesso mi trovo con 5 magliettine sopra il mio ferro. Ora libera, destra, dritto, dritto. Completo questa riga in dritti, arrivo alla riga numero 99, doppio rovescio, un altro rovescio e un dritto a fine riga. Dritto, dritto, fine riga. Doppio rovescio con le magliettine al centro, scavallo la magliettina sopra, chiudo la riga e faccio di nuovo scavallare. Ed ecco qui il mio angoletto. Riesco quindi a realizzare la mia sciarpina. So che è un po' complicata da fare perché bisogna seguire ogni riga e lavorare con ogni riga contemporaneamente a ciò che vi mostro, ma alla fine si riesce a realizzare una sciarpetta molto molto carina, comoda per la primavera e anche molto particolare con queste foglioline qui. Vi invito a lasciare like, commentare ed iscrivervi. Ciao!